progetto che nasce, diciamo, da due realtà straordinarie che hanno conseguito risultati importantissimi nel corso degli anni: il Gran Sasso Science Institute, che ha condotto progetti di ricerca davvero di grande rilevanza e che ha posizionato il nostro paese ai livelli più alti della ricerca scientifica nel mondo, mostrando una straordinaria capacità di attrarre ricercatori dall'estero, e penso alla capacità appunto di attirare borse ERC. E guardo a tale Salenia Space, che è una delle aziende più importanti nel settore, diciamo, dell'innovazione tecnologica nella materia dello spazio, che incontra appunto il mondo della scienza. Oggi celebriamo un luogo dove si incontrano appunto la ricerca, la scienza e l'impresa, e questo consente di trasformare, come sosteneva il professor Coggia, il professor Ongaro, i risultati della scienza in prodotti, in innovazioni di prodotto e di processo che poi producono benefici tangibili per i nostri cittadini. Ed è per questo motivo che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha molto investito su, diciamo, la parte dalla ricerca all'impresa. Abbiamo costituito, sono stati costituiti, diciamo, 34 soggetti tra centri nazionali, ecosistemi dell'innovazione, partenariati estesi, che hanno proprio l'obiettivo di far sì che quanto noi investiamo in ricerca si trasformi poi in innovazione tecnologica, che è poi quell'attività che consente davvero alle persone di percepire quello che l'investimento in ricerca produce, quindi stimolare ulteriori, speriamo sempre più, investimenti in ricerca. Penso da ultimo a quanto siano importanti le tecnologie spaziali. Io non ho le competenze per richiamarle, come è stato fatto prima di me, e non avrebbe neanche molto senso che io ci ritornassi su dopo, diciamo, questi interventi di grandissimo pregio scientifico. Tuttavia, quello che vorrei segnalare è che davvero le tecnologie spaziali sono dovunque nelle nostre vite. Hanno un impatto rilevantissimo in termini di contributo al prodotto interno lordo, che so sarà volgare richiamare in consessi come questo, però è molto importante per garantire la crescita economica e anche sociale del nostro paese. Tra 15 anni l'economia dello spazio, secondo stime ormai acquisite, avrà superato i 1.000 miliardi di dollari. Lo spazio non è soltanto un'opportunità economica per spin-off tecnologici e la fornitura di servizi sempre più performanti e affidabili, ma lo è anche, è un sostegno fondamentale per il benessere della società.